Eccoci rientrati in studio, apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. Confermate in secondo grado le condanne emesse dal Tribunale di Agrigento nei confronti dei 7 imputati nel processo scaturito dall'operazione antiprostituzione Lenone, tra loro anche un intero nucleo familiare di rumeni che avrebbe costretto una loro giovane connazionale a prostituirsi. Il servizio. Nessun stravolgimento deciso dalla Corte d'Appello di Palermo nei confronti dei 7 imputati finiti in manette nel 2009 nell'ambito dell'operazione antiprostituzione Lenone, condotta congiuntamente da Polizia e Carabinieri di Licata e giudici di secondo grado che hanno vagliato le posizioni dei componenti di un'intera famiglia di rumeni, di due licatesi e di un palmese, non si sono discostati da quanto deciso in primo grado dal collegio giudicante del Tribunale di Agrigento, che aveva deciso per loro 47 anni complessivi di carcere. La pena più pesante è stata decisa nei confronti di Vasile Radu, condannato a 12 anni di carcere. Il fratello Giku ha incassato invece una condanna a 10 anni, mentre il terzo fratello Radu, Jonut, è stato condannato a 8 anni di reclusione. Infine, la madre dei tre, Cocuzza Radu, è stata condannata a 9 anni. Pene più leggere per i tre italiani coinvolti nel blitz: 5 anni di carcere per il palmese Gioacchino Vella, 2 anni ad Angelo Grillo ed 1 anno e 4 mesi al fratello Tommaso, entrambi di Licata. L'inchiesta, coordinata dal procuratore capo della Repubblica di Agrigento Renato Di Natale e della giunta Ignazio Fonso, prese le mosse dalla denuncia presentata da una giovane rumena che, fatta giungere in Italia con la speranza di un futuro migliore, invece si trovò costretta dai suoi aguzzini a prostituirsi all'interno di un'abitazione delicata, clienti che venivano contattati direttamente dai soggetti poi arrestati. Ha confessato Calogero La Placa, il pregiudicato di 28 anni fermato perché sospettato dell'omicidio di Maria Lovetere, la donna di 74 anni trovata morta nel suo appartamento di via Aldisio a Santa Caterina Villarmosa. Interrogato dal GIP di Caltanissetta, ha ammesso di essere l'autore del delitto e di aver ammazzato la donna con un bastone. L'uomo ha detto di aver fatto irruzione nell'appartamento dell'anziana per compiere una rapina e di aver malmenato la pensionata, ma di aver poi rinunciato a rubare e di essere fuggito. La Placa ha sostenuto di aver agito da solo. Intanto si attende l'esito dell'autopsia per accertare se, come si presume, l'uomo abbia abusato sessualmente della vittima prima di ucciderla. Ladri in azione l'altra notte in una tabaccheria di Viale dei Giardini a San Leone, di proprietà di un agrigentino di 62 anni. Dopo aver scassinato la saracinesca, i malviventi hanno portato via tutto quello che sono riusciti a prendere: sigarette, valori bollati, gratta e vinci e monete custodite nella cassa, oltre ad un espositore pieno di merce, il tutto per un valore complessivo di circa 45.000 euro. Sul caso indagano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. Un'azienda ortofrutticola di Canicattì è finita nel mirino delle fiamme gialle. La Guardia di Finanza ha scoperto 17 lavoratori in nero che costeranno al titolare della ditta quasi 60.000 euro di sanzioni amministrative particolari. 17 lavoratori in nero sono stati individuati dalla tenenza della Guardia di Finanza a Canicattì. Gli operai irregolari lavoravano all'interno di un'azienda di ingrosso di frutta e ortaggi. Alcuni di essi erano impiegati come braccianti agricoli nei vigneti dell'impresa, altri si occupavano del confezionamento dei prodotti e del carico e dello scarico delle cassette destinate alla vendita, altri ancora erano assenti dal lavoro, ma è stato possibile individuarli grazie alla documentazione che i finanzieri hanno trovato nei locali dell'impresa durante la perquisizione. In tutti i casi è risultato che il loro datore di lavoro aveva omesso di inviare la prevista comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, operazione questa che deve essere effettuata al più nel giorno antecedente l'inizio del lavoro da parte del nuovo assunto. Al termine delle attività, la Guardia di Finanza di Canicattì ha effettuato all'Ispettorato del Lavoro la comunicazione delle violazioni riscontrate per le quali il titolare della ditta dovrà versare all'erario circa 57.000 euro di sanzioni amministrative. Il contrasto al lavoro sommerso, ha commentato il tenente delle Fiamme Gialle di Canicattì, Michele Filomeno, è divenuta un'attività sistematica per la Guardia di Finanza, nella consapevolezza che questa azione può fermare lo sfruttamento dei lavoratori e mettere al riparo le imprese sane dalla concorrenza sleale di chi riesce ad offrire prezzi più bassi a scapito dei diritti dei lavoratori. 40 anni è stata denunciata dalla polizia per oltraggio a pubblico ufficiale. La donna, coinvolta con la sua Ford Fiesta in un incidente stradale contro una Fiat Panda in corso Garibaldi, non avrebbe gradito l'intervento della volante, scagliando la sua rabbia verbale contro gli agenti che le avrebbero chiesto un documento d'identità.
Colpo fallito ad un'assicurazione a Canicattì, un canicattinese e due persone, dei Mussumeli, tra i quali un carrozziere, sono stati denunciati dalla polizia per tentato danneggiamento fraudolento. Secondo le indagini, un automobilista di Canicattì, dopo aver avuto un incidente autonomo, avrebbe escogitato di ottenere il risarcimento dalla sua agenzia assicurativa, coinvolgendo nella truffa gli altri due denunciati, su uno dei quali sarebbe ricaduta la colpa del sinistro. In occasione dell'esodo di Pasqua sono stati potenziati i controlli da parte della Polizia Stradale su tutte le strade statali e provinciali di Agrigento ed in particolare sulla 640 Caltanissetta-Porto Empedocle, sulla statale 115, sulla 189 Agrigento-Palermo e sulla 122 Canicattì-Licata. L'attività delle pattuglie si caratterizza come di consueto dalla presenza ininterrotta sulle strade al fine di prevenire qualunque illecito e garantire assistenza. Il personale sarà equipaggiato con autovelox, Velox, telelaser ed etilometro. A Casteltermini i carabinieri hanno arrestato Vincenzo Ciotta, 39 anni, Gaetano Giuseppe D'Angelo, di 34, e Pietro Marino, di 39, tutti disoccupati. Tre adesso ai domiciliari sono stati fermati e controllati dai militari alla guida di un autocarro con il quale trasportavano rifiuti speciali pericolosi senza alcuna autorizzazione. I carabinieri hanno arrestato per furto aggravato i palermitani Alessandro Algeri, di 27 anni, Antonino Algeri, di 22, e Dino Salvato, 23 anni, tutti pregiudicati. I tre sono stati pedinati e poi sorpresi mentre rubavano e caricavano su un autocarro un grosso quantitativo di materiale ferroso dall'interno di un ex mattatoio sequestrato di Castronovo di Sicilia. Il giudice monocratico della sezione penale del Tribunale di Agrigento, Maria Alessandra Tedde, ha assolto Cinzia Schinelli, funzionario dell'azienda sanitaria provinciale, dall'accusa di lesioni colpose. L'imputata, giudicata con il rito abbreviato, era stata citata in giudizio dalla Procura della Repubblica unitamente all'ex manager dell'ospedale San Giovanni di Dio Giancarlo Manenti e altri due funzionari dell'ex azienda ospedaliera, Giuseppe Danna, dirigente della struttura di medicina, e Pasquale Castronovo, dirigente della struttura di pronto soccorso. I fatti contestati riguardano ferite riportate nel 2006 da una degente e da una dipendente dell'ospedale inciampata e caduta a terra a causa delle buche presenti sul pavimento del nosocomio. Secondo la procura non sarebbero stati adottati i provvedimenti necessari per evitare gli incidenti. La Schinelli, difesa dall'avvocato Giuseppe Arnone, ha invece dimostrato come all'epoca, nella qualità di responsabile del settore manutenzione del nosocomio, fosse stata costantemente impegnata nel far tappare i buchi che si andavano aprendo nella pavimentazione dell'ospedale. Il processo per Manenti, Danna e Castronovo proseguirà invece con il rito ordinario. La sezione lavoro del Tribunale di Agrigento ha condannato l'ASPE per le assunzioni a tempo determinato dal personale ausiliario eseguite in modo continuo e reiterato da circa un ventennio. I contratti stipulati tra le parti sono contrari all'impianto normativo predisposto dal Decreto Legislativo 368 del 2001, in quanto privi di motivazioni legittimanti l'apposizione dei termini stessi. Il Tribunale ha accertato la violazione di legge e ha condannato l'azienda sanitaria al pagamento in favore dei tre lavoratori di 7 mensilità ciascuno. I ricorrenti sono parte di un nutrito gruppo di lavoratori i cui ricorsi sono ancora in attesa di definizione. Ci sono 4 indagati dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta che vuole fare chiarezza sui criteri utilizzati dal sindaco di Campofranco per la nomina dei 3 rappresentanti del Comune all'interno del Consiglio d'amministrazione dell'ASI di Agrigento. Nisseni, Mazzara avrebbe scelto i 3 soggetti pur non avendone i requisiti. Il servizio. Secondo la Procura di Caltanissetta, le nomine dei 3 componenti del Consiglio di amministrazione dell'ASI di Agrigento effettuate dal sindaco di Campofranco, uno dei 16 comuni consorziati, sarebbero avvenute in violazione di alcuni requisiti previsti dalla legge. Ne è convinta la Procura di Caltanissetta che ieri attraverso il pubblico ministero Luigi Fede ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del sindaco di Campofranco, Calogero Mazzara, Calogero Provenzano, Vincenzo Locurcio e Luca Danteraffo. Questi ultimi 3, secondo l'accusa, sarebbero stati nominati componenti del CDA dell'ASI agrigentino senza averne i requisiti. Per tutti e 4 gli indagati l'accusa è quella di abuso d'ufficio. L'attenzione dei magistrati si è concentrata sulla delibera a firma del primo cittadino di Campofranco del 28 gennaio 2010, con la quale si procedeva alla nomina dei 3 soggetti all'interno del CDA dell'area di sviluppo industriale di Agrigento al fine di procurare agli stessi un ingiusto vantaggio patrimoniale rappresentato dalla retribuzione corrisposta in qualità di componenti del Consiglio di amministrazione. L'udienza preliminare si terrà il 31 maggio
al Palazzo di Giustizia di Caltanissetta. È gravissima la richiesta di rinvio a giudizio per abuso d'ufficio nei confronti del sindaco di Campofranco e degli ex amministratori dell'ASI di Agrigento, ha dichiarato il commissario straordinario dell'ASI Alfonso Cicero. Se vi sarà il rinvio a giudizio, l'ASI di Agrigento chiederà di costituirsi parte civile per tutti i danni subiti. Inoltre, ha continuato Cicero, sto procedendo alla segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti per le ipotesi di danno erariale. A San Cataldo i carabinieri hanno fermato un giovane nisseno mentre alla guida della propria autovettura faceva rientro a casa. Addosso a Francesco Carruba, di 21 anni, disoccupato, nascosti tra gli indumenti, sono stati rinvenuti 4 grammi di cocaina. Nell'abitazione del giovane sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione ed un cutter. La Procura di Catania ha presentato la richiesta di rinvio a giudizio per concorso esterno all'associazione mafiosa e voto di scambio del presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardi e di suo fratello Angelo, deputato nazionale del Movimento per l'Autonomia. La richiesta fa seguito alla decisione del GIP Luigi Barone di non accogliere l'archiviazione proposta dalla Procura per i fratelli Lombardo e di disporre l'imputazione coatta per i due esponenti politici. Adesso amministrerà per almeno 18 mesi il comune di Racalmuto. Dopo lo scioglimento per infiltrazione mafiosa, da decreto presidenziale sostituiranno sindaco e consiglieri comunali il viceprefetto Gabriella Tramonti, il viceprefetto a riposo Enrico Galeani e il dirigente Emilio Saverio Buda. La terna prefettizia finalmente a Racalmuto martedì prossimo alla presenza del ministro dell'interno Anna Maria Cancelli. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo ha respinto il ricorso presentato dall'amministrazione comunale di Licata contro la chiusura del punto nascita dell'ospedale San Giacomo d'Altopasta, a differenza di quanto avvenuto per le strutture di Cefalù e Lipari, per le quali il TAR ha disposto la sospensione della chiusura. Secondo i giudici amministrativi non esisterebbero i presupposti per accogliere la richiesta avanzata dal sindaco di Licata Angelo Gragi. Pronto adesso il ricorso al CGA Servizio. Persa la prima battaglia, gli amministratori di Licata continueranno la loro lotta a favore del mantenimento del punto nascita dell'ospedale San Giacomo d'Altopasto, decidendo di percorrere adesso la strada del ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa. Il primo punto a favore dell'assessore regionale alla sanità Massimo Russo, mente del piano di riordino del settore sanitario in Sicilia, che prevede tra le altre cose anche il taglio di 23 punti nascita sparsi in tutta l'isola, tra i quali appunto quello di Licata, è stato dato dal provvedimento del TAR Sicilia, che respinto il ricorso presentato dall'amministrazione comunale di Licata. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto non valide le motivazioni addotte dal sindaco di Licata Angelo Gragi, sostenuto dall'intera giunta comunale, volte ad ottenere una revisione del decreto al fine del mantenimento del servizio presso il nosocomio di Licata. Abbiamo accolto con amarezza la decisione del TAR, ha dichiarato il sindaco di Licata, ma non per questo ci fermeremo. Abbiamo intenzione di continuare la nostra battaglia a difesa del diritto della città di Licata di mantenere in vita presso il proprio ospedale il punto nascita, che come tutti sanno abbraccia un bacino di utenza che va oltre il territorio licatese. Una delusione quella dell'amministrazione comunale, che da giorni ha avviato una raccolta firme con un presidio permanente nei pressi dell'ospedale San Giacomo d'Altopasto, resa ancora maggiore dalla decisione del TAR di salvare invece i punti nascita di Cefalù e Lipari, ritenendo che le motivazioni dei tagli sono in un caso inconsistenti e nell'altro in contrasto con le indicazioni del Ministero della Salute. Se da un lato l'assessore regionale Massimo Russo ha dichiarato di voler ricorrere al CGA, ha continuato Gragi contro la decisione del TAR di sospendere la chiusura di Cefalù e Lipari, noi invece valuteremo l'ipotesi di ricorrere al Consiglio di Giustizia Amministrativa contro la scelta del TAR, che invece ha visto ancora una volta penalizzata la comunità di Licata. Le associazioni AITRAS, AIAS, ASSIOTRAT e ASSOTRASPORT sono pronte a dichiarare il fermo dei trasporti a livello nazionale, individuando la data nell'Assemblea Generale convocata da Trasporto Unito, che si terrà a Roma il prossimo 14 aprile. La protesta nasce dalle promesse non mantenute dal Governo nazionale di intervenire per risollevare le imprese di autotrasporto dalla grave crisi che attraversano e dal relativo nulla di fatto dal tavolo tecnico istituito con la Regione Sicilia. A tutto ciò si aggiunge l'impennata del costo del gasolio, la mancata prosecuzione dell'ecobonus per le autostrade del mare, il mancato incremento dei fondi per gli imbarchi e la mancata erogazione di quest'ultimi.
L'assessore regionale al territorio e ambiente Sebastiano Di Betta ha ricevuto i rappresentanti dell'associazione Cacciatori Lampedusa in merito al piano di gestione della caccia nelle isole pelagiche. I cacciatori hanno esposto le problematiche faunistiche nei siti di interesse comunitario e nelle zone di protezione speciale ed in particolare hanno chiesto certezze sulle zone dove sia possibile esercitare la caccia. L'assessore ha invitato l'associazione a presentare le sue osservazioni al piano esistente e ha assicurato che il competente servizio del Dipartimento Ambiente, prima di inviarlo all'assessorato all'agricoltura, esaminerà la possibilità di integrarlo secondo le indicazioni fornite. È ripresa questa mattina nei comuni del lato AG2 la raccolta sciopero degli operai della GESA che protestano contro il mancato pagamento degli stipendi. A sbloccare la situazione è stata una riunione che si è tenuta ieri alla presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale Giuseppe Marino. Il servizio. All'indomani dell'apertura di un'inchiesta conoscitiva da parte della Procura della Repubblica di Agrigento per la mancata raccolta dei rifiuti nella città capoluogo, sommersa dall'immondizia ormai da 10 giorni, sembrano essersi aperti spiragli positivi per la ripresa del servizio da parte degli operai della GESA, la ditta che si occupa della pulizia dei comuni appartenenti al lato AG2. Infatti, dopo quasi 2 settimane di fermo della raccolta che ha messo in ginocchio molti dei 19 comuni della provincia di Agrigento che fanno parte dell'ambito territoriale ottimale 2, la raccolta questa mattina è ripresa, seppur lentamente, dando un po' di sollievo in vista delle imminenti festività pasquali. La chiave di volta per uscire dalla situazione di stallo in cui ci si era venuti a trovare con i dipendenti in stato di agitazione per il mancato pagamento degli stipendi è stata trovata a seguito di un incontro fiume tenutosi ieri tra una decina di sindaci rientranti nel lato AG2, il rappresentante delle ditte, l'avvocato Giuseppe Scozzari, il commissario liquidatore del lato Teresa Restivo e l'assessore regionale Giosuè Marino, al termine del quale si è stabilito che le ditte avranno da subito a disposizione 3.300.000 euro che dovrebbero consentire di pagare una mensilità fin da subito ai lavoratori. Le restanti somme arriveranno entro la settimana prossima, consentendo così di pagare anche la seconda mensilità arretrata. Sul fronte dell'inchiesta aperta dai magistrati agrigentini, i reati ipotizzati dai sostituti procuratori Matteo Delpini e Andrea Maggioni sono interruzione di pubblico servizio e omissione in atti d'ufficio. Secondo quanto si è appreso, i magistrati avrebbero intenzione di ascoltare, in qualità di persona informata sui fatti, proprio il commissario straordinario del lato di Agrigento, Teresa Restivo. Il PD di Canicattì esprime sostegno al consigliere comunale Antonio Maira, il quale nell'esercizio della sua carica istituzionale di rappresentante del Partito Democratico è stato querelato dal sindaco Vincenzo Corvo per aver evidenziato in consiglio comunale gravissimi disservizi nella gestione delle risorse idriche da parte di Girgenti Acque e per aver manifestato pesanti preoccupazioni in ordine alle dichiarazioni rese dal pentito di mafia Maurizio Di Gati che gettano pesanti ombre sull'azionista di maggioranza della Girgenti Acque. Anziché condividere le preoccupazioni di Maira, dichiara il PD, il sindaco ha pensato di querelarlo. Ultimi accordi elettorali da siglare stasera a San Martino in vista delle elezioni amministrative di maggio. L'uscente Salvatore Gattuso istituzionale e così i candidati sindaco che si affronteranno sono 2, salvo inconvenienti dell'ultima ora. Per il Popolo della Libertà l'aspirante primo cittadino è Crispino Sanfilippo, mentre il terzo polo, con la convergenza della sinistra, schiera il presidente del Consiglio Comunale Angelo Vinciguerra. L'assessore comunale di Licata Gioacchino Mangiaracini ha chiesto all'ufficio provinciale di Agrigento dell'azienda regionale Foreste Demaniali la riapertura al pubblico dell'area attrezzata di Bosco Galluzzo. Il componente della giunta ha fatto proprio le segnalazioni pervenute in questi ultimi giorni da parte di operatori ed utenti in considerazione del fatto che la zona boschiva costituisce l'unica area verde attrezzata al servizio non solo di Licata ma anche dei vicini comuni di Palma di Montechiaro e Campobello di Licata. La richiesta è quella di avere l'area di Bosco Galluzzo aperta e funzionante sin da lunedì prossimo, giorno di Pasquetta. Uova di cioccolata per i bambini seguiti dai servizi sociali a Canicattì. Questi sono stati acquistati con i fondi che il comune avrebbe dovuto utilizzare per commissionare delle targhe alle forze dell'ordine impegnati nello scorso carnevale. Le uova di Pasqua invece contribuiranno anche alla ricerca contro un tumore neuroendocrino maligno embrionario caratteristico del bambino. Le interviste. Dottor Saitta, la banalità di alcune targhe riconoscimento ha fatto spazio a un'iniziativa che fa doppione all'ospedale di Genova e bambini di Canicattì. Siccome abbiamo le bacheche assolutamente piene di queste targhe, abbiamo deciso che per una volta perlomeno, e
e fino a quando ci sarò io sarà sempre così, tutto quello che dovremmo dare o che le istituzioni dovranno devolvere alle forze dell'ordine, per quanto mi riguarda, saranno devoluti alla beneficenza. Questo è molto importante perché è a favore della lotta al neuroblastoma infantile, l'ospedale Gaslini, che peraltro ha già chiamato in commissariato ringraziando tutte le forze dell'ordine che hanno contribuito con una piccolissima somma. Ma sapete, da una piccolissima somma poi in effetti si raggiungono i grandi risultati. Bel pensiero, dottor Pasqua, anche per i bambini di Canicattì. Ma certamente, i servizi sociali credo che abbiano fatto un'opera assolutamente meritoria, molto difficile, perché andare a individuare 25 bambini in carico sarà stato, credo, molto difficile. Comunque, grazie anche a loro. È una iniziativa di solidarietà da parte delle forze dell'ordine che operano a Canicattì. Durante il periodo del carnevale le forze dell'ordine si sono adoperate affinché tutta la festa, tutto il carnevale si svolgesse nel migliore dei modi. Il momento in cui il Comune ha deciso di fare delle targhe da consegnare a tutti, alle guardie, alla pubblica sicurezza, ai carabinieri, ai vigili del fuoco, a tutti, avevamo destinato una somma per fare delle targhe. E le forze dell'ordine hanno deciso di devolvere la somma equivalente all'ospedale Gaslini di Genova, quindi una grande forma di solidarietà nei confronti dei bambini che sono ricoverati all'ospedale Gaslini, e quindi la ricerca e la cura di questi bambini. L'ospedale ci ha mandato delle uova di Pasqua che sono sotto l'atto per patrocinio del Presidente della Repubblica, e ce li ha mandati appunto all'ospedale. Il Comune di Canicattì ha deciso di dare queste uova di Pasqua ad alcuni bambini che sono in carico ai nostri servizi sociali. Quindi un doppio risultato di solidarietà. Ma a me preme ringraziare in questo momento le forze dell'ordine che operano a Canicattì per quello che hanno fatto durante la festa del Carnevale, per quello che stanno facendo in questo momento, avendo dato la somma in beneficenza e appunto dando queste uova che sono arrivate a questi bambini che sono appunto in carica ai servizi sociali nostri del Comune. Un venerdì santo denso di emozione è quello che prospetta il nuovo comitato a Canicattì per domani. Già ieri pomeriggio il Cristo morto è stato condotto al Calvario per la successiva processione. Particolari nelle interviste. Domani la giornata culminante dei festeggiamenti del venerdì santo a Canicattì. Il comitato ha curato tutto nei minimi dettagli. Abbiamo iniziato ieri con la preparazione della processione del Gesù morto, che dalla chiesa del Carmine andrà alla chiesa San Diego. Dopo la concelebrazione della Santa Messa ci procederemo con la processione verso la chiesa del Calvario. Dopodiché ci saranno messi i sepolchi nella chiesa del Calvario, e il giovedì santo sarà diciamo, collaborato da molte persone che verranno nella chiesa a fare delle preghiere e cose varie, seguite da noi del comitato con dei canti. Santo, come tutti gli altri anni, la processione partirà dalla chiesa San Diego alle 2:30, che proseguirà verso la piazza 4 novembre, dove ci sarà l'incontro con la Maria Dorata, la Maddalena e San Giovanni, che proseguirà poi verso la chiesa del Calvario, dove ci sarà la crocifissione verso le 4:30, diciamo così, e poi verso le 7:30-8 la deposizione, con la processione che proseguirà, che andremo sino alla chiesa della Sacra Famiglia e ritorneremo verso la chiesa San Diego, che pensiamo che quest'anno vogliamo un po' anticipare, perché visto che ogni anno ritardiamo moltissimo, vogliamo anticipare almeno di un'ora l'incontro qua della famosa spartenza davanti alla chiesa San Diego. Colgo l'occasione poi per ringraziare Don Mario Polisano, che è il parroco attuale della chiesa, e Don Mimì Denaro, che l'ha preceduto. E inoltre poi voglio ringraziare una persona in modo particolare, che è l'ingegnere Castro. Cuore di tutto l'anno liturgico per noi è la Settimana Santa, e specialmente il Triduo Sacro, che comincia domani giovedì santo, prosegue il venerdì santo e poi trova la sua conclusione nella notte di Pasqua e nel giorno di Pasqua, proprio perché è il centro della nostra fede, la morte e la risurrezione del Signore. E io credo che il nostro popolo è molto legato alla Settimana Santa, al Venerdì Santo soprattutto, ma anche al mistero della Pasqua. E vorrei che il nostro popolo viva questi giorni intensamente e spiritualmente, non solo come riti tradizionali che si ripetono,
ma come apertura del cuore per incontrare Dio, perché la morte di Cristo è per noi fonte di grazia e di salvezza, e la risurrezione di Cristo è speranza di una vita e di un futuro nuovo, di un futuro nostro, personale, familiare, ma io direi anche sociale, ambientale, perché viviamo momenti duri, difficili, e qualche volta sembra spegnersi un po' la fiducia e la speranza. E la Pasqua, che contiene in sé questo germe di fiducia e di speranza, possa aiutare noi e il nostro popolo proprio a guardare con maggiore positività verso il futuro. Penso che i riti che noi celebreremo, particolarmente domani, che è il Giovedì Santo, in cui oltre che l'Eucaristia, il sacerdozio anche attraverso il gesto della lavanda dei piedi è indicativo del bisogno di umiltà che Cristo insegna a noi. Qualche volta noi viviamo con un po' di fumo in testa in più, abbiamo bisogno di darci tutti una calmata e di essere semplici e umili. E poi soprattutto il Venerdì Santo e la Pasqua. Io vorrei augurare a voi e per mezzo di voi a tutta la città di trascorrere una buona Pasqua spirituale e all'interno delle nostre famiglie, delle nostre comunità. Per il momento sono soltanto voci quelle che parlano di un ritorno di Lady Gaga nella sua Sicilia, più precisamente ad Agrigento. La star infatti avrebbe scelto la suggestiva Valle dei Templi come scenografia per il video di The Queen, il nuovo singolo tratto dal suo album Born This Way. La notizia non trova ancora conferme, tuttavia torna alla memoria la proposta del sindaco Zambuto di vendere i diritti d'immagine dell'antico sito, proposta che sembra aver attirato l'attenzione. Previsioni meteo per venerdì 6 aprile. In provincia di Agrigento cielo poco o parzialmente nuvoloso con foschia in mattinata, venti deboli, mare poco mosso. In Sicilia le temperature minime saranno comprese fra i 7 gradi di Enna e i 13 di Messina, le massime invece oscilleranno tra i 18 gradi di Enna e i 23 di Agrigento. E con questo abbiamo concluso per oggi, grazie per averci seguito, vediamo l'appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci.